Oggi giornata internazionale dello studente. Sì, esatto. Allora, noi siamo scesi in piazza per rivendicare tutti quegli studenti, tutte quelle leggi che non vengono ascoltate. Noi studenti crediamo che scendere in piazza il 17 novembre, la giornata internazionale dello studente, sia assolutamente necessario, in quanto molti ragazzi nel movimento del 28 ottobre del 1939 morirono e poi venne attuato sempre il 15 novembre un corteo funebre, e noi pensiamo e crediamo veramente che non poter scendere in piazza sia qualcosa di necessario. Speriamo che le nostre rivendicazioni vengano ascoltate. Cosa chiedete oggi come rivendicazioni del diritto allo studio? Noi chiediamo che non vengano più fatti tagli all'istruzione, che le strutture vengano controllate costantemente, che non ci siano più nessun tipo di discriminazione. Chiediamo un'integrità nelle scuole e anche che i trasporti vengano... il costo dei trasporti sia meno esoso di quanto lo è già. Riguardo alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro dovrebbero prendere dei modelli di alternanza scuola-lavoro. Come possiamo dire? Che siano più attinenti al percorso di studi di ogni scuola. Come è successo tempo fa, ci fu uno studente che purtroppo si è fatto male durante il percorso di alternanza scuola-lavoro. Questo noi non lo possiamo accettare. Noi studenti possiamo fare un percorso di alternanza scuola-lavoro, ma deve essere comunque attinente sia al percorso di studi e sicuro per il ragazzo. Oggi è la giornata internazionale dello studente, il 17 novembre, qua con la rete di sentimenti di Palermo siamo scesi in piazza per ricordare tutte le vittime che negli anni precedenti sono state uccise per il diritto allo studio che noi quest'anno abbiamo, che però non viene spesso rispettato. Ad esempio, noi oggi, specialmente a Palermo in Sicilia, lottiamo per una legge regionale che tutela il diritto allo studio. Scendiamo pure per un'alternanza migliore, abbiamo chiesto una carta degli studenti che tuteli gli studenti in alternanza scuola-lavoro, cerchiamo di rivendicare le nostre scuole che siano pubbliche per davvero. Perché non è, diciamo, garantito il diritto allo studio? Perché molte scuole di Palermo hanno problemi strutturali, ad esempio in alcune scuole l'anno scorso, ad esempio a Regina, è crollato il tetto di una classe, qualche mese fa è crollato il tetto di una scuola, fortunatamente ci sono stati pochi feriti, però capiamo bene che se dovesse succedere mentre le classi sono in classe, dovesse crollare un tetto, dovesse allagarsi la classe, è un bel problema. Il diritto allo studio dovrebbe, diciamo, tenere delle scuole in modo che non ci sia il pericolo di farsi male a scuola, il pericolo di non poter fare lezione. E riguardo l'alternanza scuola-lavoro? Sì, l'alternanza, diciamo che al momento è strutturata male. Noi chiediamo che gli studenti abbiano dei diritti per quanto riguarda le ore. Ad esempio, ci sono studenti che fanno alternanza il sabato e la domenica. Noi chiediamo che il sabato e la domenica non venga fatta alternanza, perché comunque è un percorso formativo inerente alla scuola, che venga fatto un percorso di alternanza inerente al nostro percorso di studi. Chiediamo pure che comunque noi spendiamo dei soldi per i mezzi, per il cibo, chiediamo anche magari delle agevolazioni che dovrebbero esistere a livello regionale per gli studenti, che però non esistono.